Ragazzi, stavo per giocando con Andrea Pokémon. Buongiorno, mi amate Pussole per Otti Gamers. Come state? Spero tutto bene. Dicevo che stavo giocando con Andrea Pokémon. E nel frattempo, visto che le partite durano 10 minuti, ho detto metto un attimino il server più ricco che vedo. Intanto prima o poi loggerà. E dopo una partita e mezza, praticamente ha loggato. Quindi spero che il server sia fighissimo. In chat vedo tutta roba straniera, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza importante. E vediamo. Oh wow, ma certo! Non ho niente, perché mi mandi il trade che non ho ancora niente? Vedo Frost Dragon, Frost Fury Mega, Pappagallo Neon. Wow! Fenicottero Neon, Ren Artica Neon. Raga, Corvo Neon, che server ho beccato, che server ho beccato, raga, io voglio scambiare Bat Dragon. Mamma mia, che server! Allora, iniziamo subito, dovrei avere un Jungle Egg. No, raga, che server ho beccato, il Jungle vale tantissimo. Teniamo sempre il nostro coso qui. Il Jungle è al sesto posto. Intanto, attiviamo i trade. Main, interaction. Oh, sono già attivi. Dove sei, Jungle Egg? Aiuto, non riesco a prenderlo. Un attimino, fatemi. Ah! In che server? Wow! Trading Jungle Egg. No scam, adesso faccio come Giulio. No scam. Ok, iniziano ad arrivare i primi, ragazzi. Sono emozionata. Jungle Egg, questo è un bel server. Non so che cosa sia questa pozione. Un rinoceronte, un lupo, un mammutto, un cigno. No, 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 voglio delle cose super. Qua ci sono delle cose mega. Posso anche aggiungere un bel po' di cose, ma voglio ottenere qualcosa di super figo. Tipo, non lo so che cosa vale. Vale tantissimo. Qua addirittura me lo vede meno del Frost. Io vi assicuro che però l'uovo della giungla vale anche un pelo più del Frost. Anto Super, vediamo che cosa mi offre Anto Super. Un dodo, un Golden Dragon, una scimmia ninja, una papera, una tartaruga. Tutto l'inventario, ragazzi, mi sta per dare. No, 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 grazie. Rosy, vediamo Rosy che cosa offre per un jungle. Un granchio, non iniziamo bene Rosy con un granchio, eh? No, 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 no. Allora, trade me if you have. Ah, non lo so. Questo scambia il Corvo Neon per l'Arena Artica. 30 Neon leggendari, no? Alexandru! Alexandru mi offre qualcosa di super. È vero che quando sono i pet mega ultra forti devo essere io che faccio i trade. Un Ghost Neon, carino. Ma non vale questo. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no, dai, capito niente, Alexandru. Anche perché che carino che ha il codino. Vediamo se posso mandare io qualche trade a qualcuno. Forza. Allora, che cosa ci può piacere? Ma dove sono tutti i pet bellissimi che avevo trovato prima? Il corvo neon, che cosa gli posso dare per il corvo neon? Ah, Legma, avete detto che vuol dire leggendari. Ok. Questo è quello che me l'ha mandato prima. Vediamo che cosa mi manda. Ni056. Sì, è quello di prima. Un rino, un cigno, un mammut. Mi stai dando troppa roba che non mi interessa. Troppe robe piccole per il suo fossil egg. No. Dai, guardate qua. Ho un jungle egg. Mettiamo old jungle egg. Come dice Giulio, old Anto Super me l'hai mandata prima. Magari a cambiato idea vuole darmi qualcosa di più forte. No. Una Ninja Monkey. Che tra l'altro non ero riuscita a beccare la Ninja Monkey. Sapete per cosa lo vorrei? Lo vorrei per quello che piace a me. Il King Monkey Ninja King King Monkey. Però non vedo che ce l'ha nessuno. Mi confondo quando vedo queste cose gialle e nere. Nessuno ce l'ha. Trading Jungle Egg for King Monkey. Vediamo se qualcuno c'ha il King Monkey e vediamo se ci guadagno. Ah, il King Monkey sta sotto di me, quindi li vale. Devono anche metterci un'altra cosina perché il King Monkey vale come il riccio. Dai, vediamo se Marcusaron ce l'ha. Dai, dai, dai. Ma chi se ne frega del tuo fossil egg? Ma ne ho tantissimi. Bugdana Play Roblox. Jungle Egg mi dà il Frost Dragon. E lui pensa di essere su lui, ma io sono convinta che non li vale questo trade qui. Vale molto di più il mio
e quindi io assolutamente declino. Anche se il sito non me lo dice, fidatevi, vale di più il Jungle Head del Frost Dragon, sono sicura. E sono sicura al 100%, proprio al centrissimo per cento. Monkey Box, qua non ce l'ho mai avute. Immagino che esca una scimmia, varrà tanto, ma non vale come il Jungle Egg sicuramente. Oh, un altro Bruno, mi serve per fare la scimmia neon. C'è vomito! Sapete cosa devo fare, ragazzi? Devo riuscire a scambiare un qualcosa per quello di Giulio, che lui ha l'unicorno, come si chiama, questo qua di diamante. E perché gli ho fatto fare lo scam, cioè lo scam, in realtà non pensavo fosse uno scam. E certo, per un maiale, ma sicuramente. E quindi devo riuscire ad avere l'altro. Questo qua cos'è? L'unicorno normale. Lui invece ha, sì, l'unicorno. Poi c'è il grifone e il drago. Il leone siamo riusciti ad averlo, quindi qua non scambia niente nessuno. Qua c'è una coccinella neon. Sembra neon. Vediamo che cosa posso scambiare. Guardate la mia Frost Fury Neon, quanto è carina! Ehi, chi la vuole? Ci ho messo un sacco! Anzi, ci abbiamo perché mi sono fatta aiutare. Sempre tu! Non voglio niente, sempre... Ma perché è che mi ha regalato una macchina? Aiuto! Aiuto, non li so usare i mezzi di trasporto! Chi mi ha regalato una macchina? Brenny Von. Ah, per il Frost Fury? No, no, ma tu sei pazzo! Sei pazzo che mi dai Frost Fury normali per quello neon. Dai, un King Monkey, Monkey King, non mi ricordo. Vediamo se qualcuno... Trading Arctic, Ren Arctic, ce l'ho. Non mi fa neanche impazzire come pet, anche perché io non l'ho fatta bianca. Questo pappagallo neon per il Bat Dragon. Ciccia, non ce l'ho. Peppa Pig si chiama quella maiala. Giulia però mi sa che è italiana, io non scambio con i fan, guardo solo che cosa mi offre, ma non scambio. Una renna normale? No, grazie, un Robin, anche se mi mancano i Robin. No, grazie Giulia. I have King Monkey? Nia! Ah, Nia il King Monkey! Allora, facciamo una seconda una cosa. Andiamo un attimo qui. Nia dice che ha il King Monkey, mettiamo il... Frost Fury Neon per il King Monkey e vediamo se li vale o no. Piccola perdita. Però di poco, ragazzi, se metto un jungle, eccolo qua. Questa è una grande, è più perdita di questo. Ah, non lo so. È meglio dare un Frost Fury per un King Monkey. Coccinella Noro, no, grazie. I have King Monkey Fly Ride for Jungle, please. Allora, questo ce l'ha. Non lo so. Cioè, mi devi dare un'altra cosa. Come si fa a cercare King Monkey? Gli scrivo: Jungle is better than King Monkey. Magari mi fa un'altra offerta e mi mette qualcosa in mezzo. Arabi Kitty, Snow Owl. Cobra, Cerbero, vabbè, cose che a me non servono, quindi no, grazie. Allora, vediamo, questa continua a dire io ho il King Monkey. Vediamo se hai il King Monkey. Dai, fammi vedere che hai il King Monkey. Fammi vedere che ce l'hai. Ma non è vero che c'è il King Monkey, non me lo stai facendo vedere. Ah, volevi scammarmi, Raga, per me questo era un server bellissimo, ma... Non vedo King Monkey, non lo vedo proprio. Nuovo server, nuovo giro. Iniziamo a prendere il Jungle Egg, che ovviamente lo troviamo nei pets. Raga, sono disposta veramente a dare il Jungle Egg. Non lo so, vorrei qualcosa di bellissimo. Tipo, allora. Mi manca, ce l'ho. Mi manca. Ne vorrei 4. Quindi diciamo che tutti questi pet qua andrebbero bene. Quello che vorrei proprio di più è questo, il Monkey King. Io dico King Monkey, Monkey King. Ma anche la giraffa e il pappagallo. Anche questo è molto carino, ne vedo pochi in giro, quindi penso che valga molto. La civetta non mi piace, posso dire che vale tanto ma non mi fa impazzire. E vediamo se ho preso un... ho preso un server scrausissimo, pensavo fosse ricco. Vedo un unicorno mega, una tartaruga. Allora, non riesco a capire. No, raga, c'è. Allora, questa è quella che vorrei io. Mi sa che stanno già scambiando, però.
perché vedo che c'è una monkey, ninja monkey col king monkey. Allora, intanto mi arrivano dei trade, vediamo un po'. Ah, è questo qua che sta per scambiare. No, io non voglio quella, che poi valgono uguale. No, non valgono uguale, perché una è qua e l'altra è al 18, cioè non ci proviamo proprio. Sempre lei o lui? Nika, vero? Ok, sta parlando con qualcun altro. Raga, ma Edu, ti prego. Edu, non mi risponde al trade. Attimo, che gioia. Raga, allora, io vorrei troppo questo. Che cosa potrei dargli? Potrei dargli un Christmas egg, un farm egg, dei leggendari. Oh, vediamo se lui... No, un aeroplano, una slitta, no, non mi interessa, a me interessa questo, è andato via, no, questo King Monkey. Yuxidir, accetta, vai, che sei tu col King Monkey, vai, che te l'hai anche tu. Beh, fantastico, un miele, che me lo dà Franci gratis. È andato via. È qua, ti prego, signore, ti prego. Allora, accettami sto dannato trade. Non arriva la richiesta, non accetta. Darajuka nananana. Sì, vabbè, dai. Ma chi è che devo contattare? Edu, ti prego. Tajiku, non è che è Tajiku che ce l'ha? Fatemi capire, siete tutti addosso, la voglio io, non voi. Sono disposta a dare qualsiasi cosa. Fermi, Exi. Vediamo se questo cosa vuole, se vuol darmi qualcos'altro. Non le voglio le vostre leg. Edu mi serve, Edu, trade. Accettami sto dannato trade. Allora, ragioniamo. Prima intanto metti la tua cosa. Va bene, controlliamo Monkey King Ride. Noi non ce ne frega niente. Allora, aspetta, moschiamo. Wait a sec. Ok. Cosa gli possiamo dare? Gli possiamo dare un Christmas egg. Il corvo no, perché non solo uno. Possiamo dargli, aiuto raga, una tartaruga. Poi aspetta, dove siamo messi qua? Tartaruga, lui mi sta dando questa, quindi già glielo sto dando. Uno di questi, già così è buono. Non sta accettando. Ti prego, per favore, ti aggiungo anche La coccinella d'oro e un canguro. Raga, così, dai, canguro. Coso, questo gli sto dando 11, 12, 13. Coccinella d'oro 22, quindi vabbè, è inutile. E ho capito, signore! Cosa gli posso dare? Un altro Christmas? Simpatico, eh? Non lo so. Ha declinato il trade. No, naga! Ti prego. Allora, accetta. Cambio strategia, gli do sempre le uova e poi ti aggiungo la scimmia bianca che sta 10. Allora, cosa gli stavo per dare prima? Gli aggiungiamo la tartaruga, gli aggiungiamo la rana, il canguro, dai però, dai, un panda. Il leone non voglio darglielo, l'ho appena ottenuto. Un cane neon? Signore, più di così non è che posso. Mettiamogli anche un canguro, dai. Ok, cioè, ti sto dando due Christmas egg. Già con Christmas egg e una scimmia dovresti accettare. Ti sto dando la tartaruga, la rana, il koala, pop off neon e il canguro. Cioè, dai, fai il bravo, per favore. Raga, mi sta trollando. Allora vado con questo. Tra l'altro non so, mi sa che mi sto facendo... Non lo so. E 10, 9, 8, 7, 6. Ti prego, accetta. Adesso quando aprirò gli occhi lui avrà accettato. No, ti prego. Chiudo gli occhi. 5, 4, 3, 2, 1... Mio Dio, raga, vado. Un attimino, faccio uno screen. Veloce. Non è andato? È andato? Fermi tutti,
fermi tutti, andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa. Ragazzi, quanto è bello! Quanto è bello! Oh mio Dio, raga, è stupendo! È il mio dream patch. Cioè, il mio dream patch sarebbe questo neon, ma non l'ho mai visto, non so neanche di che colore possa essere, raga, è bellissimo. È bellissimo, fatemi vedere se ho fatto una roba con senso o se ci ho smenato troppo. Allora, io gli ho dato 2 uova di Natale. Per me già con questo avrebbe dovuto accettare. Ride era questa, li facciamo fatti bene. E lui mi ha dato un Monkey King. Monkey King Ride. Già così? Cioè, già, raga, già così era uguale. Cioè, uguale, giustamente, magari non accetta perché era uguale. Gli abbiamo aggiunto una tartaruga e già qui vado in perdita. No, raga, no! Un koala, che festa. Cioè, no, che festa, in realtà no, perché anche voi mi avete insegnato che se una cosa ci piace, cioè, chi se ne frega se ci smeni un po', se ci guadagni un po'. Però mi sa che io sono in big lose. Koala, normale. Rana, raga, perdita, guardate di quanto. Canguro ci ho messo anche. No, no, raga, non è vero, canguro. Tra l'altro no ride no fly, quindi valgono di più. E pop off neon. Siete pronti a vedere, a sentire? Aprite le orecchie. Beh dai, allora non è una big lose, sono comunque in perdita. Ma posso dire che chi se ne frega, ragazzi. Ma guardate quanto è bella. Cioè, mi piace da morire, mi piace tantissimissimo. Per me questa, a parte che non la voglio scambiare, ma me la scambierebbero per un sacco di cose, ma davvero tantissime cose, perché ne vedo pochissime. È stupenda, raga, è stupenda. Devo assolutamente trovargli un nome giusto e andarla ad addobbare. Quindi, secondo voi, se andiamo un attimino in petware, cosa posso comprarle da mettere addosso? Vorrei qualcosa di maestoso, qualcosa di importante. Poi la King Monkey, come si può chiamare? Raga, qualcuno di voi ce l'ha neon? Anche solo per sapere che colore è, perché non l'ho davvero mai vista. Cosa iniziano a mettere? Le luci di Natale? Le orecchine a castagna? Le foglie dell'autunno? Che carino col coso fungo! Quello che fa i lavori in corso? Questo che va a scuola? E qui che cos'è che c'è? Quello leggendario, una foglia d'autunno. E ragazzi, scrivetemi dei nomi che posso dare al mio King Monkey. Scrivetemi come posso addobbarlo. E scrivetemi se secondo voi ho fatto bene a fare questo trade. Allora, per me sì. Per me sì, perché non è importante che valga un po' di più, un po' di meno. Era il mio dream pet, uno degli altri dream pet. Questo forse è quello che volevo più di tutti. E quindi sono molto contenta del mio scambio. Io vi mando un bacio, vi do appuntamento a domani con il prossimo video. E ricordatevi che vi voglio tanto bene e che tra pochissimo, anzi martedì, uscirà il libro della felicità, quindi potete preordinarlo su Amazon oppure prenderlo nelle librerie, perché tra poco io e Ale arriviamo con i vari firmacopie. Vi amo tanto e ci vediamo domani con il prossimo video. Muah!